come ogni anno, anche quest'anno si è aperto il mercatino dei ragazzi, è la 21ª edizione, siamo arrivati, il quale ricavato andrate comunque all'ospedale Misericordia di Cosenza. I bambini hanno organizzato tutte queste bancherelle, sono riusciti a trovare oggetti da casa, hanno preparato dolci, chi ha cucito e hanno fatto lavoretti, bracciali, sassi decorati, i quali venderanno alle bancherelle in modo da poter avere degli introiti. Sì, avere degli introiti per l'ospedale di Cosenza. Qui abbiamo dei piccoli protagonisti, una piccola parte di questi protagonisti. Li vogliamo presentare? Sì, allora, abbiamo Sofia, Enrico, Natalia, Giulia, Chiara e un'altra Giulia, che sono, diciamo, titolari di diverse bancarelle. E Giulia, te cosa ci hai presentato quest'anno? Avete fatto, come avete trovato i giochi, che ha preparato tutta la cucina, le tante da tutti. I giochi da casa, io l'ho potuto da casa. E come sta andando stamattina? Bene. Sì? Ci si fa? E Chiarina? Io quest'anno ho fatto e che c'è nella lotteria? Cosa ci sono? Ah, di bellezza, eh? Per far diventare più belle queste mamme, eh? E Giulia? Abbiamo le martellate, che ha preparato la nonna con la taglia, le portachiavi, saponette, vazzolini di lavande e fiori. E le saponette le fate? Le avete fatte voi? La fate su richiesta? Sì. Ecco, voi le avete chiesto le saponette, tutte lavorate, tutte fatte a mano, eh? Quindi anche, insomma, ci è voluto anche parecchio tempo per organizzare tutte queste cose, per trovarle, eh? E poi la marmellata la fate con la nonna e poi la anche la gelatina, un bel lavoro la gelatina. Elena. Enrico? Io invece vendo i budini, tre gusti diversi, creme caramel, pistacchio e cioccolato. La chi l'ha fatto? La mia mamma. Vedo anche lo champagne, perché ci avevamo un botto di bottiglie e non si sapeva che fare. Allora l'avete donato il mercatino, eh? E Sofia? Allora io faccio la lotteria con Chiara. E allora quindi le ridico che si fa dei premi, il cesto del lavoro, lo zaino e le cuffie dello stereo. E come funziona questa lotteria? Come fate? Allora, noi ci sono le blocchette e si scrive i nomi di chi vuol partecipare. Poi in serata si fa l'estrazione e chi vince questi premi? Ha vinto? Sì. Qui abbiamo Marco e Matteo, altri due partecipanti del mercatino. E voi? Si vendono le granite. Le granite? Speriamo che faccia abbastanza caldo oggi allora per vendere queste granite. E le granite chi te le fa? La mamma. La gelataia? Paola. Questa mattina le vendite? Aspettiamo il sole, aspettiamo che migliori il tempo per vendere le granite di Marco e di Matteo. E in bocca al lupo a questi bimbi, speriamo che il ricavato sia notevole e che possiamo dare un piccolo aiuto anche noi al Misericordia di Cosenza. Allora, si sente? Sì. Oh.
lo andrebbe tenuto lì. Dove hanno scritto?